va bene, e adesso arriva la rivoluzione senza fucili. Abbiamo votato fin dall'inizio, abbiamo fatto una votazione online del nostro movimento, circa 50.000 persone hanno decretato alla luce del sole chi doveva essere il nostro Presidente della Repubblica, e tenete presente che il Presidente della Repubblica starà sopra 7 anni, non si potrà sfiduciare, ha il compito di fare un governo, metterà lui un Presidente del Consiglio, è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, capo delle Forze Armate, può nominare i senatori a vita che possono influenzare di un voto una legge, può fare sciogliere le Camere, sciogliere i Consigli regionali, è un uomo con un potere incredibile che noi vorremmo ridurre, noi vorremmo togliere i senatori a vita, che cosa c'entra un senatore tutta la vita di 80 anni vivi? I senatori devono essere riconosciuti, una bella targa, gli diamo le scarpezze d'argento e poi fuori dal corriere del facendo. Allora, perché siamo in un paese? Allora, bene, noi abbiamo scelto ormai, abbiamo scelto i nostri candidati nel Parlamento con una votazione alla luce del sole via internet, con un clip da casa tua senza spendere un euro, niente. Abbiamo messo dentro il Parlamento 163 persone, cittadini che sono i portavoce di quelli fuori, l'88% sono laureati, la classe più giovane del Parlamento europeo, con più donne in assoluto. Di che cosa ci stanno accusando? Di essere noi che creiamo l'ingovernabilità, che siamo dentro da un anno. Io ho sentito un discorso bellissimo in Parlamento, si è alzato un nostro parlamentare e ha parlato di agricoltura. Sapete chi era che stava parlando di agricoltura? Un agricoltore!